avere grandi obiettivi, non bisogna solo agire, bisogna sognare. Non bisogna solo pianificare, bisogna crederci. Tra pochi minuti, Aldo Rock. Secondo me, sigla ufficiale. Secondo me, ultima puntata prima di Pasqua, dopo di questa ci risentiamo fra due settimane. Forse l'ultima in assoluto. Aspetta a parlare uomo, ti guido io, devi sapere che, forse lo saprai, ieri è scomparso il signor Marshall, quello degli amplificatori. Ah, okay. No, pensavo quello del piano Marshall. Era già fatta sta battuta. È scomparso il signor Marshall, quello degli amplificatori. Tu in questo momento sei come un Marshall senza la parte dei bassi però. Un Marshall? Sì, perché ti manca proprio la parte piena, che è tipico di quando uno è un po' afono. Sì, mi è andata via la voce, ho un fortissimo mal di gola. Ma il guaio sai qual è? Quello che direbbe Clint Eastwood nel Buono, il Brutto e il Cattivo. Sentiamo. Quando mi pagano, il lavoro lo porto a termine fino in fondo. Il buono, il brutto, il cattivo. Te lo ricordi? Sì. Dai, buono a nulla. Va bene, allora, andiamo a Parigi o andiamo a Roubaix? Io andrei a Roubaix. Andiamo dove vuoi, uomo, andiamo dove ti pare. Sì, è vero, andiamo, questa voce un po' così, comunque dai, a regola. Allora, intanto a Roubaix ci si arriva dopo aver sofferto tantissimo. Sì, sì. Tantissimo perché il pavé non è tanto come il pavé di Milano. È un pavé particolare, cioè, con delle pietre più grosse, sì, no? Delle pietre più grosse, molto sconnesse. A che epoca risale quella pavimentazione? Roba dei galli, romana. Quasi. Sì, romana. Però comunque Napoleone le teneva pulite. Sai che Napoleone aveva fatto tutti i sentieri anche da noi. Sì. Ci sono tutti questi sentieri questi sentieri napoleonici. Tu eri un geniere di Napoleone, sbagliavi un sentiero, ti tagliava la testa. Quindi tutte le cose fatte da lui sono fatte benissimo. E quindi ci sono tantissimi tratti di questo pavé, è un pavé anche in salita. Tra l'altro questo pavé, per darvi l'idea, è monumento nazionale, quindi viene conservato e non si può toccare. Perché uno dice perché non lo tolgono? No, certo. Non viene tolto volutamente. No. Chiaramente sono strade non sempre importantissime, no? Rispetto alla grande viabilità, chiaro, magari non sono strade abitualmente molto frequentate. A questo proposito, la Piantica è così? La Piantica, dove ci sono le ville, non è fatta ci di... sono, c'è il pavé, non so se è monumento nazionale. Dei tratti, comunque sì, andarci in macchina è pressoché è come pensare di anche vietato, credo. È come pensare di ripavimentare, che ne so, i fori imperiali a Roma, no? Dal Colosseo fino a Piazza Venezia. Stanno togliendo però molte parti coi sanpietrini a Roma. Sì, però in certe zone non si lega. Comunque, la Parigi-Roubaix ha condizionato talmente il mondo della bicicletta, il mondo dell'industria della bicicletta, che addirittura venivano fatte delle coperture che si chiamavano Parigi-Roubaix. Cioè, in pratica il tubolare, quando si usava moltissimo il tubolare, non il copertoncino, quindi in pratica una ruota con dentro già la camera d'aria, veniva chiamato Parigi-Roubaix questo tubolare perché era fatto un po' a palloncino, nel senso più largo, no? Ma soprattutto a palloncino, perché il palloncino attutiva moltissimo. Assorbe. E anche le Tra l'altro i corridori, i professionisti la fanno questa corsa domenica prossima con delle biciclette leggermente modificate, anche per esempio nelle pressioni dei pneumatici. Sì, nelle pressioni, ma soprattutto nella un po' di meno, per essere un po' più confortevole. Soprattutto nella dimensione del carro posteriore, cioè il carro posteriore deve essere un po' più lungo. Più comodo. Cos'è il carro posteriore? Il carro pezzo del telaio che va dal centro dei pedali fino al centro della ruota posteriore. Ho capito. Più è corto quel pezzo di ferro, diciamo così, più la bici è rigida. Uno che fa il velocista ce l'ha molto corto, uno che fa il... Quindi lì deve essere più lungo. Più lungo è, più la bici è comoda. Un po' come il ciclismo eroico di una volta, non so se ti ricordi, non so, quando vedevi Binda, Bartali, avevano quelle bici, addirittura a volte andavano sullo sterrato, lo vedi ancora nell'eroica, ad esempio. Sì. Vedi queste biciclette molto lunghe e con le forcelle leggermente scampanate, di modo che questa geometria del telaio ti permette alla bici di flettere. Di flettere. In ogni caso è molto duro, perché comunque quando arrivi lì devi fare queste questi scatti, perché poi viaggiano, cioè un professionista, cioè non è che tu la prendi a, non so, 14-20 all'ora e vabbè, la puoi affrontare.
Ma capisci che loro vanno a 40 all'ora sul pavé? Vanno dappertutto. Sul pavé con degli stecchini come ruote. Sì, più o meno. Domenica prossima c'è la Parigi-Roubaix per i professionisti. Domenica scorsa c'è stata la Parigi-Roubaix per gli amatori e c'era il tuo amico che viene in bicicletta con te, che l'ha fatta. Il Pezzetti l'ha fatta domenica scorsa. Il grande Pezzetti. Non l'ho più sentito. No. Sono finito a Pezzetti. No, è ancora lì. No, comunque. Scusa, Aldo, la ruota non finisce negli spazi tra una mattonella e l'altra? Cioè questo io no, anche perché quella copertura è cioè il palloncino, comunque anche la copertura viene fatta anche a 2 centimetri, tieni presente, sì, 2 centimetri 23-25, anche 25 centimetri, dai, va bene, ho capito. Ecco, a proposito di ruota, mi viene in mente che qui da noi in Occidente mi viene in mente, non so, anche la ruota dell'automobile, no? Tu quando buchi una ruota, cosa fai? La cambio. Ecco. Tolgo l'altra, poi la sostituisci. Che fa tutto il lavoro e la sostituisce. Quando sono andato in Africa in bicicletta, ma l'ho visto anche dai camionisti che cambiavano le ruote del camion, e loro non sostituiscono la ruota. Quando la ruota si buca, loro la curano, la amano e la resuscitano. La risuscita. Fanno i miracoli. Scrivo un ascoltatore, poi cambiamo argomento sulla Parigi-Roubaix. Conosco un ex professionista che mi ha raccontato di non riusciva a tenere le posate o tirare su una zip dei pantaloni per una settimana. Sì, per dopo le aver vibrazioni. Corso la Parigi-Roubaix. Le vibrazioni, sì, sono incredibili. Cioè, non a caso la corsa è chiamata, ma da tutti quanti, il suo secondo nome è l'Inferno del Nord. Sì, l'Inferno del Nord. Ma ti dico che c'è di peggio della Parigi-Roubaix, perché nel deserto c'è un percorso che si chiama il Tol Ondulé. Il Tol Ondulé lo trovi anche nel Mali, lo trovi in tutti questi territori ai confini del Sahara. A volte lo trovi anche nel Sahara e si crea proprio nella pista, cioè quando i camion passano, quando le macchine passano. Certo, andare in bicicletta su quelle strade. Su quelle strade lì, cosa succede? Si formano queste... andarci in macchina è pesantissimo. Queste piste si creano un fenomeno che è la laterizzazione, cioè in pratica la sabbia, le cunette, si abbassano, poi si compattano e diventa un percorso come un ondulato. Certo. È come andare in bicicletta sull'ondulato. Hai presente quelle tettoie? Sì, ho capito. Posso dirvi una cosa molto vicina a noi? Lo fa anche il Parco Sempione. Il Parco Sempione fa questo problema qua. Cioè la terra battuta qui del Parco Sempione da Tol Ondulé. Sì, fa quella cosa lì. Tutto un inverno. Cioè, devono passare a spianare. Tieni presente che in Africa il fenomeno è addirittura un fenomeno anche agricolo. Nel senso che lo sfruttamento dei terreni, la demineralizzazione ha creato proprio, non so, la coltivazione delle noccioline americane, delle arachidi, toglie al terreno i minerali e si crea questa laterizzazione. Quindi la terra più secca fondamentalmente. Diventa secca, diventa morta, lo sfruttamento il contrario dell'argilla che invece è ricca di minerali ed è più morbida. E in queste zone, settimana scorsa si è svolta una delle cose più incredibili dal punto di vista storico che potesse accadere. I giornali ne hanno parlato, ma le persone non se ne sono accorte, perché chiaramente chi è che va a leggere? Non è che abbia avuto sto grande risalto, io leggo molti giornali, ma non me ne ero accorto. I Tuareg hanno riconquistato Timbuktu. Cioè, i Tuareg, dov'è Timbuktu? Dov'è Timbuktu? Timbuktu è nel Mali. Nel Mali, sì, no, io l'ho letta quella cosa lì. Ecco. Allora, però c'è anche un risvolto un po'... Allora, il risvolto è quello che ogni giornalista ti dico cosa ho letto, sì. Al-Qaeda conquista il Mali, adesso ve la faccio molto breve. Cioè, non è così. Ve è la così. Faccio molto, cioè, nel sub-Sahara c'è un germogliare di al-Qaedismo. Non è così, perché la cultura Tuareg è sì una cultura musulmana, ma si discosta tantissimo. E l'esempio classico è la figura femminile. Cioè, se il Tuareg va in giro
col suo shesh. Il shesh è quel pezzo di 4,5 metri che ti metti intorno al viso, sì, per non scottarti, sì, per proteggerti, sì, dalla sabbia, dal sole, per non fare entrare i demoni. I demoni ti possono entrare dal naso. Sì, lo usano anche per quello. E quindi le donne sono scoperte. Le donne possono dare il nome al figlio. Quindi tu dici è molto diversa. Tuareg, la parola Tuareg significa in lingua tamacek abbandonato da Dio. Cioè, quindi è qualcosa che contrasta un po'. Però è chiaro che qualcuno di queste tribù, ce ne sono tantissime, può aver, sai, lo spirito guerriero. Lo spirito guerriero è diverso dall'esercito. Cioè, l'esercito c'ha il soldato. Il soldato lotta per un re corrotto, il guerriero per un dio. Per un dio. Pier si chiama questa canzone, la paura era Ben Howard. E tutto questo, il riferimento a Timbuktu, era perché Timbuktu è sul percorso del Tour d'Africa. Era perché ti andava di farlo. No, perché volevo, cioè, volevo fare questo collegamento dell'Africa, e comunque andare in Africa è sempre attraversare un luogo selvaggio, nel senso, non è che, cioè, l'Africa, a parte le grandi città, eccetera, però ci sono sempre dei luoghi in cui la paura è sempre presente. È finito il Tour d'Africa o è ancora in svolgimento? No, il Tour d'Africa finirà a maggio. C'è chic, tra l'altro. E in questa settimana c'è per la prima volta un italiano che è presente. Un ragazzo di Torino. 54 e le Freaks e Chic, c'è un collegamento studio preciso. Studio 54. La canzone Le Freaks e Chic è nata davanti allo studio 54, perché non volevano far entrare quelli vestiti un po' mali. Studio 54. Comunque, storia della musica. No, comunque, 1976, Avenue de Bourguiba, è il pezzo che sentivi nel vialone di Tunisi. Ma sicuramente. Sì. E c'erano, tra l'altro, suonavano in uno dei locali di Avenue Bourguiba i Bonnie M. Cioè, era quel periodo. Quindi, uomo, a che punto è il Tour d'Afrique? Il Tour d'Afrique è nel Malawi. E quindi altra zona non facilissima, sì, è una zona molto molto difficile. E comunque questo ragazzo che si chiama Dario Toso, scusate, dove un'attrice o dove Madonna ha adottato suo figlio, sì, andava a fare la spesa, è uno dei paesi è uno dei paesi, qualche dato sul Malawi, è uno dei paesi più poveri, il tasso di AIDS è altissimo, uno dei più alti, non è di fianco alla Namibia, è sotto la Tanzania, confina con lo Zambia e con lo Zimbabwe, e quindi io non ci credo neanch'io, bravo Linus, hai fatto bene, anch'io non crederci. No, te lo dico perché, lì ci sono le cascate Vittoria, cioè il posto uno dei più belli al mondo sono queste cascate Vittoria, della regina Vittoria. E comunque quando arrivi alle cascate Vittoria, e l'italiano cosa fa in questo? L'italiano fa 1000 chilometri con una bicicletta e arriverà in pratica alle cascate Vittoria e farà questo tratto, perché è possibile gareggiare fare anche uno stato. Ma la cosa bella è se lui potesse arrivare a Bulawayo. Sai dov'è Bulawayo? Non ho la minima idea e non ci provo neanche. Bulawayo è un posto fantastico. Dov'è Bulawayo? Bulawayo è nello Zimbabwe. Vuol dire in lingua Zimbabwe, sì, vuol dire luogo dell'assassinio. Ed è un posto bello, trovi della gente simpatica. Se tu arrivi alla fermata dell'autobus o del pullman, quello che poi ti porta in Sudafrica, sì, lì puoi vedere queste donne bellissime, sai, queste donne africane grasse, che iniziano a ballare, battono le mani e poi iniziano a ballare, no? E le vedi, hanno questi fondoschiena poderosi, sembra del budino che balla, no? Hai presente il budino? Mi ha fatto vedere uno a Linus l'altro ieri. Quella con le mutande a rete. Sono fantastici. Sai perché? Perché ti fanno questa danza e poi ti dicono: andate uomini, fatevi onore, viaggiate sicuri e tornate ricchi. Ma tu lì ci sei mai stato? No, uomo.